Terremoto? Attività vulcanica? Maremoto? Chi sorveglia questi fenomeni? L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha 3 sale operative e sensori su tutto il territorio per garantire la sorveglianza dell'attività sismica, vulcanica e dei maremoti. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La sala operativa dell'Osservatorio Etneo a Catania si occupa soprattutto dello stato di attività dei vulcani siciliani. Gli strumenti installati sul territorio consentono di registrare i segnali, anche impercettibili, generati da ogni vulcano monitorato. I dati registrati da questi strumenti sono trasmessi in tempo reale alla sala operativa. Il personale di sala analizza ed interpreta i segnali ricevuti, allertando la Protezione Civile e le autorità competenti quando i fenomeni sismici o vulcanici osservati sono rilevanti per la sicurezza delle popolazioni. Ad esempio, in caso di terremoto con magnitudo uguale o superiore a 2.5 o avvertito dalla popolazione, ed anche in caso di sciame sismico. In caso di attività vulcanica, la sala operativa segnala l'eventuale presenza di nubi di cenere vulcanica e anche la ricaduta di cenere al suolo. Questo perché la cenere potrebbe compromettere la sicurezza dei voli aerei e del traffico veicolare su strada. La sala operativa Etnea ha anche il compito di allertare le autorità competenti nel caso in cui si aprano bocche eruttive in grado di produrre flussi lavici potenzialmente pericolosi per le infrastrutture e per i centri abitati. La sala operativa dell'Osservatorio Vesuviano a Napoli si occupa soprattutto dello stato di attività dei vulcani napoletani, il Vesuvio, i Campi Flegrei, l'isola d'Ischia. Questi sono vulcani quiescenti ma attivi. Quindi adesso non mostrano attività vulcanica, ma esclusivamente attività sismica e fumarolica e deformazioni del suolo. Questi vulcani potranno risvegliarsi in futuro e per questo è molto importante il loro monitoraggio. Gli strumenti installati sul territorio consentono di registrare segnali, anche impercettibili, generati da ogni vulcano monitorato. Il personale di sala analizza e interpreta i segnali ricevuti e comunica i parametri rilevati alla Protezione Civile e alle autorità competenti quando i fenomeni osservati sono rilevanti. Ad esempio, in caso di terremoto con magnitudo pari o superiore a 2.5 per il Vesuvio o a 1.5 per i Campi Flegrei e Ischia, o avvertito dalla popolazione, oppure in caso di sciame sismico. Questi vulcani sono a riposo da decine e centinaia di anni. Piccole variazioni possono indicare cambiamenti nello stato del vulcano. Per questo è importante misurare diversi parametri. Uno di questi è, per esempio, la deformazione del suolo, che ai Campi Flegrei si osserva da millenni e che oggi possiamo rilevare anche con sistemi satellitari. La sala operativa di Roma si occupa della sorveglianza sismica e dell'allerta per i maremoti. Gli strumenti installati sul territorio consentono di registrare i segnali, anche impercettibili, generati dai terremoti. I dati registrati sono trasmessi in tempo reale alla sala operativa. Qui sono elaborati in modo automatico per fornire stime preliminari su dove è avvenuto il terremoto e quanto è stato forte. Quando si verifica un terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.5 in Italia o nelle aree adiacenti, il personale di sala informa in pochi minuti la Protezione Civile e se la magnitudo è maggiore di 3, le informazioni sono diffuse sul web e sui social media INGV Terremoti. Entro 30 minuti vengono analizzati i segnali e calcolati i parametri che descrivono il terremoto, epicentro, profondità e magnitudo. Questi parametri vengono comunicati alla Protezione Civile in modo da avviare eventuali procedure di emergenza o di verifica sul territorio,
sulla base della gravità e della localizzazione del terremoto. La sala operativa si occupa anche di localizzare i terremoti che avvengono nell'area mediterranea, se sono di magnitudo maggiore di 5, o in tutto il mondo, quando la magnitudo supera 6. La sala operativa di Roma si occupa della sorveglianza sismica e dell'allerta per i maremoti provocati da forti terremoti. Alcuni terremoti, infatti, avvengono in mare o vicino alla costa e, se sufficientemente forti e abbastanza superficiali, possono generare onde di maremoto che, avvicinandosi alla costa, aumentano di altezza. I sismologi del Centro Allerta Tsunami analizzano in tempo reale i dati sismici raccolti dagli strumenti installati nell'area mediterranea per identificare terremoti potenzialmente in grado di generare un maremoto. Quando succede, la sala operativa invia entro pochi minuti un messaggio iniziale di allerta alla Protezione Civile e ai paesi del Mediterraneo. L'allerta può essere di 3 livelli: rosso, arancione e verde. Nei primi 2 casi può essere confermata o revocata solo in seguito, attraverso l'analisi dei dati del livello del mare rilevati dai mareografi. Essere subito certi che un terremoto in mare generi un maremoto è impossibile, ma è comunque importante riconoscere segnali naturali di pericolo come il ritiro del mare, un terremoto forte o di lunga durata, o di allerta come il suono di una sirena. Per saperlo, i turnisti sempre presenti nella sala di monitoraggio analizzano le variazioni del livello del mare registrate dai mareografi collocati lungo le coste. Il monitoraggio del livello del mare è pertanto fondamentale sia per confermare l'allerta, sia per la definizione della fine dell'emergenza. Con una fitta rete di sensori e 3 sale operative, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sorveglia da vicino e in tempo reale i fenomeni vulcanici e sismici del nostro paese e i maremoti nel Mediterraneo. Così, grazie a un'attiva collaborazione con i cittadini e la Protezione Civile, contribuiamo a mitigare i rischi naturali. Noi ci siamo, sempre.